Anche quest'anno, nel 2009, siamo tornati sul tema dell'acqua andando a prelevare campioni di acqua dalle fontanelle pubbliche in 35 città. 34 campioni su 35 sono assolutamente promossi, soltanto il campione di Reggio Calabria è stato bocciato per infiltrazione di acqua marina e quindi il quadro della qualità dell'acqua a nostro avviso è assolutamente positivo e da qui appunto il messaggio bevi l'acqua di casa e un invito ai consumatori a riflettere sulla qualità dell'acqua di rubinetto. Le analisi che abbiamo effettuato sono quelle previste dalla legge, ma abbiamo aggiunto anche dei parametri nuovi proprio perché non ci basta attestare insomma, il rispetto dei limiti di legge. In tutti i casi i valori sono ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla legge e non ci sono parametri che debbano destare preoccupazioni per la salute dei consumatori. Quindi prima di pensare all'acqua in bottiglia per il nostro uso quotidiano, indaghiamo piuttosto se l'acqua di rubinetto in arrivo a casa nostra non sia già perfettamente adatta così com'è all'uso da parte di tutta la famiglia. Ma nelle minerali abbiamo fatto solo un'analisi di paragone. I problemi, se vogliamo un po' più diffusi, sono ancora quelli dovuti alla clorazione dell'acqua, quindi alcuni sottoprodotti di disinfezione come i trialometani sono ancora naturalmente presenti, anche i cloriti sono stati rilevati in tracce al di sotto dei limiti di legge, quindi ancora la messa a punto della clorazione in alcuni posti potrebbe essere ancora migliorata. Attualmente in Italia non abbiamo grandi problemi di epidemie microbiologiche nell'acqua, il parametro microbiologico è quello più costantemente controllato sia dagli acquedotti che dalle ASL. Il calcio e la durezza sono caratteristiche diciamo, dell'acqua così di partenza, quindi non è vero che un'acqua dura sia un'acqua dannosa per la salute. La legge prevede che la durezza sia tra i 15 e i 50 gradi francesi, quindi un range molto ampio. Tutte le acque che hanno durezze comprese in questo range sono adatte al consumo umano. L'acqua deve rimanere controllata anche dall'autorità pubblica, dall'autorità sanitaria, perché non è possibile che un prodotto come l'acqua, che ha un forte comunque impatto sulla salute, sulla sanità pubblica, sia totalmente nelle mani di un gestore privato, quindi è necessario che le ASL, comunque le autorità di controllo della salute pubblica, rimangano protagonisti del controllo della qualità delle acque potabili.